Dico i mori. Ma non sono tutte come te, sai, ormai... Scusa, gli accordi non sono questi, C'è una gente che mi sta... Dimmi, fammi parlare con la gente, perché mi diverte, scusa Raffaella, giustamente una ragazza giovane e anche un po' ingenua, la gente sicuramente no. No. Mi dica, scusi, allora, prego, vorrei sentire cosa dice la gente. Vorrei sapere. Lamberto, cosa ne pensi? Scusa, allora, siccome abbiamo sentito questa voce fuori campo, non sappiamo di chi sia, allora dici che cosa diceva il signore e chi è? Guarda, io non vorrei... Guarda, gli accordi non erano questi, non dovevamo comunque parlare di questa cosa, anche perché credo che le persone da casa sono stufe di ascoltare questa cosa. No, ma scusami, non puoi dire che la gente da casa è stufa di sentire l'unico motivo per cui tu sei conosciuta. Una trovata pubblicitaria mi dispiace. Io non sono qua per discutere oggi. No, ma scusami, io non... Vabbè, ma Alba ha diritto di parola come tu. Scusami, abbi pazienza. Non si capisce nulla, Alba. Quindi hai diritto di rispondere. Rispondere in diretta ad Alba Pariesi. Sì, ma io, sinceramente, di questo argomento non voglio parlarne, ognuno esprime ciò che vuole, però parliamo di altro. Oggi siamo qua per parlare di altro e non di quella questione che è chiusa. Va bene, Federica, decidi tu qual è l'argomento di cui parlare, dai. Allora, intanto a questo punto mi sposterei dalla stanza da letto, che volevamo farvi vedere, insomma, come aveva arredato la sua prima casa, aveva un po' di vestiti, fra il sexy, a questo punto ogni parola devo usarla con cautela. Posso dire una cosa? Vorrei togliere dall'imbarazzo anche Raffaella. Io so che da una donna che ha quasi... Io ho quasi 50 anni. Prego, e faccio questo mestiere da quando ne avevo praticamente 14, Raffaella. Io so che è molto facile per me aggredirti e metterti in difficoltà, perché tu ti sei messa in una posizione talmente fragile e talmente debole che qualsiasi cretina fosse al mio posto ti può mettere in una situazione di difficoltà. Io direi che per metterci d'accordo, in pace, tu sei una bellissima ragazza che ha mille possibilità. Il messaggio che hai fatto passare sinceramente era schifoso. Allora, dato che tu hai molte doti, molte qualità e non mi sembri tra l'altro quella che volevi rappresentare. Le cose più preoccupanti e più schifose sono altre. Quindi, ti assicuro che una ragazza della tua età che si, diciamo, tra virgolette, opera una forma di prostituzione a quel livello televisivo è una cosa di... Secondo me stai esagerando, io non voglio neanche più parlare con te. Chiuderei qua l'argomento perché sono comunque Allora, aggettivi che stai usando tu in questo caso non mi sembra il caso. E come stiamo la chiameremo nella banalità? Io oggi non sono qua, poi prostituzione è ben altro, stai esagerando. Allora, abbassate il microfono alla Parietti tutte le volte sta cosa. Allora, per favore, regia, abbassa il microfono alla Parietti. Allora, Federica, prego. Allora, Lamberto, diciamo l'ora della verità che Raffaella mi aveva chiesto di non parlare di questo argomento, quindi mi dispiace se sei rimasta ferita. Devo dire una cosa anch'io come conduttore. La signora può anche pensare che non si parlava di questo. Siccome io faccio il conduttore, si dà il caso che sia anche giornalista, viene spontaneo fare una domanda su quello che è la cosa più nota di Raffaella. Quindi, detto questo, non c'era nessun accordo. Non faccio accordi con nessuno quando faccio interviste, quando intervengo. Non faccio accordi perché questo è il lavoro che devo fare. Non faccio mai domande preventive, non dico mai di che cosa si parlerà. Se uno viene invitato a una trasmissione è chiaro che si parla anche di quello. Ecco, va bene. Comunque, detto questo, infatti lei non prego. Aveva problemi a parlarne, Lamberto. Bene. Era, diciamo, il modo che mi aveva chiesto così di parlare argomento, se potevamo Alba, per favore, basta. Concluderei con l'intervista, perché se dobbiamo stare qua a parlare di questo, che poi è una cosa che non ha senso. A me questo genere di esibizioni, scusatemi, fa orrore. No, Alba, io trovavo giusto che lei chiedesse scusa. Io non sono assolutamente d'accordo invece, perché ognuno ha la sua strada, cerca la sua strada. Se la trova, non lo so, alcuni la trovano, altri no. Allora però tutti hanno diritto di
dire quello allora che voglio, di fare quello che voglio. Esattamente, ma infatti hai potuto dirglielo, certo. Hai potuto dire a lei quello che ti stava evidentemente sullo stomaco. Il suo percorso, me lo però deve lei ha tutto il diritto di scegliere, di trovare, e glielo auguriamo la sua strada. Certo, ma non è così, perché se no lo difenderebbe questo percorso, non lo difende, lo rinnega. Sì? Passiamo? Non c'è il servizio più.